Giostre, musica, balli ed un variopinto treno in partenza da Corso Umberto I per dedicare a tutte le mamme e ai loro piccoli un'intera giornata all'insegna del divertimento e della promozione di corretti stili di vita. Festeggiamo le mamme al Luna Park di Allattamore, è stata infatti la parola d'ordine della giornata con le donne dell'associazione, da anni impegnata alla promozione dell'allattamento materno, il sostegno alle famiglie durante la gravidanza, accompagnando i bambini nel delicato percorso di crescita. La piazza si è trasformata in un vero e proprio parco giochi, accanto alle performance di cantanti, attori e ballerini che hanno dato prova del loro talento sul palco di Corso Umberto I. Le nostre iniziative sono la promozione di questa cultura anche nelle scuole. L'anno scorso c'è stato il progetto Tutto in una goccia, quest'anno faremo la Via Lattea per continuare la cultura e l'insegnamento alle nuove generazioni di questo grande tesoro che è il latte materno. Altre iniziative e altre mission è quello di aiutare le mamme a livello psicologico, ma anche a livello proprio esistenziale, economico, offrendo il necessario qualora e talvolta manca. Numerosi gli spettacoli che hanno scandito l'intera giornata dell'8 maggio dedicata alle mamme, coinvolgendo grandi e bambini, ma soprattutto tutte le famiglie che con grande partecipazione hanno osservato le esibizioni dei loro piccoli e degli attori, cantanti e ballerini in erba. Ci ritroviamo qui in questa bella festa dedicata a tutte le mamme e siamo stati presenti con Il Piccolo Principe, con un'antica storia raccontata dai piccoli del laboratorio teatrale del Cantiere delle Idee dell'associazione Metanoeite. Abbiamo voluto fortemente portare i bambini soprattutto per dare a loro l'emozione di vivere il palco, di vivere la piazza in festa ed è stata una bella festa per tutti, quindi auguri a tutte le mamme. I piccoli hanno risposto con grandissimo entusiasmo, proprio perché per loro il salire sul palco, anche nella semplicità insomma, di un palcoscenico privo di luci, privo di grandi effetti, è sempre un'avventura e quindi l'hanno vissuta bene, l'hanno vissuta come una festa così come doveva essere.